Il cortile d'onore di Palazzo Zimbardi ha ospitato Terra nelle scarpe, la prima mostra italiana sulle calzature come metafora nel tempo, racconto di viaggi e di storie diverse. A Palazzo Zimbardi sono le scarpe a raccontare la storia. Sì, con questa mostra Terra nelle scarpe vogliamo percorrere, diciamo, con un connubio che mette insieme moda, arte e storia, quelle che sono le nostre tradizioni. Nell'andare indietro nella storia e nei tempi anche delle nostre tradizioni andiamo a riscoprire tramite appunto un oggetto che alla fine ognuno di noi utilizza quotidianamente e che quindi va a caratterizzarci e a far parte della nostra vita, quelle che sono state le tante vite di situazioni passate, da quelli che erano i contadini, i ciabattini, arrivando poi ad attori, a personaggi più noti in campi diversi nella storia, appunto ad un percorso che ci riporta indietro nelle nostre tradizioni. Terra nelle scarpe, che per la prima volta sbarca, anzi arriva a Milano, con un intento molto semplice, ma nella semplicità altrettanto significativo, quello di ricordare che continuiamo a camminare su questa terra e che questa terra in questo momento ha bisogno di un uomo più cosciente di ciò che fa, ciò che è, ed ecco perché questo tentativo di riportare le persone con i piedi per terra, o meglio a considerare che quello che ancora fanno è camminare e pestare questa terra e, se vogliamo, anche sporcarsi un po' le scarpe. L'esposizione vede nelle scarpe qualcosa di più di un semplice accessorio. Ci sono scarpe indossate da personaggi famosi nel mondo dello sport, della musica e dell'arte. Scarpe capaci di meravigliare, come succede al bambino della scultura di Sergio Rodella. Il bambino che quasi trascura il gioco del cavallino, che è la memoria dei miei giochi, e guarda con meraviglia la scarpa, perché la scarpa quindi ha tutto un suo mistero. Qualcuno vuole vedere la scarpa e il bambino come una ripresa, una novità, un cambiare modo di vedere le cose.